fare la stessa domanda che ho fatto prima a Pinzauti. Come riparte il 2021 di Simone Santoro? Allora, sicuramente a livello personale devo ripercorrere quello che ho fatto nel 2020, che secondo me ho fatto un buon campionato. A livello di squadra dobbiamo ritrovare assolutamente le caratteristiche che ci hanno contraddistinto, ovvero l'aggressività, la compattezza che avevamo nelle prime giornate, dove appunto eravamo temuti da tutte le squadre. Quindi per noi è obbligo trovare quelle caratteristiche che ci hanno portato a stare nei primi posti della classifica. Come si sente Simone Santoro come l'uomo mercato con la U maiuscola del Teramo? Ma io sono sereno, penso al campo, penso a fare bene, a continuare a fare quello che ho fatto e al resto al momento non ci penso. Penso a sabato, a fare una buona partita, perché è questo quello che conta. Senti Simone, quello di sabato sarà il primo scontro in ottica playoff, ce ne saranno altri tre nel giro di un mese. Sarà un mese decisivo secondo te in ottica classifica? Ah, decisivo, ancora è presto per parlare di scontri decisivi. Assolutamente incontreremo squadre forti, come già a partire da sabato, come l'Avellino, che è una squadra costruita per vincere il campionato. Quindi sappiamo che affronteremo delle squadre forti. E appunto per noi è fondamentale ritrovare quelle caratteristiche che ci hanno portato a stare lì per dare il filo da torcere a tutti. Ciao Simone, buon anno anche a te. Senti, come stai? Come stai fisicamente? Quali sono le tue condizioni, visto che prima della sosta avevi accusato qualche problemino ad un ginocchio, se non ricordo male? Sì, avevo preso una brutta botta nella partita contro la Turris, però adesso abbiamo staccato un attimo la spina, abbiamo ricaricato, sto bene, sono pronto a ripartire. Simone, provo a chiederti se in questa fase avete chiuso lo spogliatoio, vi siete riusciti a dare le giuste risposte su un momento che è anche un po' più di un momento, perché 6 partite sono tante, sul momento nel quale insomma, i risultati non arrivano come dovrebbero arrivare. Vi siete dati delle risposte e avete capito perché correndo ai ripari? Sì, abbiamo fatto innanzitutto una riunione abbastanza lunga dove abbiamo visto la prima parte di stagione e la seconda parte di stagione dove c'erano abbastanza differenze, ovvero nella prima parte di stagione noi eravamo molto aggressivi, eravamo compatti, riuscivamo ad andare in pressione nella metà campo avversaria e quindi questo ci permetteva di stare abbastanza corti. Poi invece nella seconda parte della stagione abbiamo fatto un po' fatica a mantenere questo ritmo. E infatti abbiamo avuto delle difficoltà a stare, eravamo un po' più lunghi tra i reparti e questo ci ha messo, diciamo, non ci ha fatto ritrovare le nostre caratteristiche iniziali. Simone, voglio chiederti, la partita di sabato inaugura una serie di gare piuttosto complicate che poi vi vedrà andare a Viterbo, poi ricomincerà il girone di ritorno con Palermo e Bari. È un mese, a tuo parere, già abbastanza importante per le prospettive di classifica del Teramo? Ma è sicuramente importante perché comunque andremo a affrontare 3-4 squadre che lottano insieme a noi per i playoff, per i primi posti della classifica. E noi dobbiamo pensare partita dopo partita, sapendo che andremo ad affrontare comunque avversari abbastanza forti e squadre che comunque sono state create per vincere il campionato. Noi, il nostro obiettivo è ritrovare i nostri punti di forza per poter competere con loro, fare ottime prestazioni e poi il risultato verrà da sé. Simone, pensi di aver trovato, insomma, definitivamente la tua collocazione in campo e poi ti chiedo se, insomma, archiviamo senza pensarci più troppo quella posizione un po' atipica che hai interpretato a Bisceglie, proprio non ti si addice. Ma sì, quest'anno col centrocampo a due, diciamo, mi sono completato perché comunque io ero una mezzala, facevo quasi sempre la mezzala, è un ruolo che mi piace fare col centrocampo a due. A Bisceglie il mister aveva bisogno di un po' più di spinta, mi ha provato lì come esterno nei tre d'attacco. Io sono sempre a disposizione della squadra, del mister, e faccio tutto nel miglior modo possibile.
Simone, però immagino che insomma questi giornalisti cattivi che ti danno in ottica Sassuolo, in ottica altri grandi club, comunque sia una testimonianza dei progressi che hai fatto nell'ultimo anno, e penso che ti faccia anche un po' piacere, a prescindere dal fatto che pensi solo al Teramo in questo momento. Sì, infatti assolutamente mi fa piacere, perché comunque sono cresciuto tanto, e fa piacere perché dopo tanti sacrifici, per me non è stato facile comunque l'anno scorso, venivo sempre da un campionato di primavera e non è stato facile ambientarmi con i grandi, ho fatto tanti progressi e sono felice dell'interessamento di queste squadre, anche se, ripeto, al momento penso sempre solo al campo e a fare bene. Senti Simone, una domanda semplice che un po' tutti gli sportivi vorrebbero rivolgerti, quale sarà lo spirito sabato della squadra? Cosa dobbiamo aspettarci dal Teramo da un punto di vista dell'atteggiamento in campo? Sicuramente un Teramo è aggressivo, questa sosta diciamo ci ha fatto bene, perché abbiamo fatto una riunione e abbiamo staccato un po' e abbiamo ritrovato quella brillantezza, quella lucidità fisica, anche attraverso un piccolo richiamo di preparazione, quindi un Teramo arrembante come il Teramo iniziale d'inizio stagione. Io mi riaggancio un po' alla domanda di Ania, per andare oltre, cioè è chiaro che non posso chiederti se hai parlato con il procuratore per il futuro, col presidente, non te lo chiedo, però ti chiedo se un ragazzo a 20 anni è cosciente del fatto che può trovarsi davvero di fronte ad un bivio e magari provare a giocarsi le carte del grande calcio domani. Ecco, in una situazione di questo tipo, come ti senti? Come provi a mantenere la giusta condizione mentale, fisica, per non sbagliare partita? Ecco, quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni, i tuoi momenti, la tua giornata? Io continuo a pensare al Teramo, al campo, perché comunque se questo interessamento sono dovuto alle mie prestazioni, quindi se calo un attimo le prestazioni... Cioè, tutto dipende dalle prestazioni. Se io continuo a tenere questo ritmo, questo alto livello delle prestazioni, ci saranno questi interessamenti, se no non sarà così. Quindi io penso a tenere alto il livello delle mie prestazioni, a fare meglio possibile ogni partita.